Amici di A Tutto Calcio, come potete vedere dalla tribuna alle mie spalle, ci troviamo a Penne, allo stadio Colangelo. Siamo venuti a trovare una delle realtà più importanti e più blasonate del calcio abruzzese. Non parliamo solo a livello dilettantistico, perché in passato a Penne sono venuti fuori tanti giocatori che poi hanno calcato palcoscenici importanti anche a livello nazionale. Siamo venuti a trovare una società che vuole ritornare ai fasti di un tempo, questo grazie ad una società che sta programmando tutto nei minimi dettagli, una società che sta facendo tanto, e noi siamo venuti a trovare il suo presidente Andrea Marrone insieme ai suoi più stretti collaboratori. Andiamo. Ci troviamo qui nella sala stampa, nella pancia della tribuna dello stadio Colangelo di Penne, assieme al numero uno della società, ovviamente il presidente Andrea Marrone, che saluto ovviamente, e abbiamo visto quanto di buono state facendo, perlomeno a livello logistico, qui in questo stadio, in questa società. Però il Penne è da un po' di anni che sta facendo questa politica, adesso si è in promozione, però insomma c'è la voglia di tornare a palcoscenici più blasonati. Grazie a voi, grazie di essere venuti a trovarci qui in sede. Assolutamente sì. Allora, noi è un cammino che stiamo facendo, appunto, come stavi dicendo, partito qualche anno fa, e abbiamo cercato di lavorare step by step alla strutturazione prima di tutto della società, e andando, diciamo così, a coprire un po' tutti gli ambiti di competenza, intendo prima squadra, settore giovanile, settore di base, ma non basta questo, quindi non limitandoci all'aspetto strettamente calcistico, perché poi occorre un'organizzazione più complessiva. Quindi abbiamo introdotto figure che oggi si occupano di comunicazione, abbiamo strutturato una bella segreteria e responsabilmente stiamo facendo tutta una serie di attività. Ecco, questa sede è un po' anche l'emblema di quello che si vuole fare e dove si vuole arrivare, ma lo stesso impianto sportivo è un impianto che stiamo gestendo noi direttamente, avendo partecipato ad un avviso pubblico e lo abbiamo preso per 10 anni. Quindi ritengo che una società che si muova in questa maniera voglia affrontare responsabilmente e con competenza tutto quello che fa. Si parla tanto in questi giorni di società in crisi, società che hanno problemi, che hanno difficoltà. A voi la passione, o perlomeno il motivo che vi spinge di più, è l'amore per la città di Penne, per il paese di Penne, e ovviamente quella della passione per il calcio. Assolutamente sì. Guardi, racconto questo episodio. In estate, non faccio il nome, diciamo, per ovvie ragioni, ma ci sono state delle società che non avevano più presidenti e ho avuto modo anche di essere chiamato: vuoi fare il presidente di? Ma di professione io così, ma come i dirigenti non facciamo questo di professione, non faccio il presidente di professione. Farlo per il Penne Calcio ha un significato, perché il Penne Calcio lo seguo da bambino, sono assolutamente di Penne, ho la mia attività professionale che ha sede a Penne, e quindi ha tutto un significato. Penne in promozione stona un po'. Qual è l'obiettivo a lungo termine di questa società, di questa compagine società? Ma allora, la promozione, noi lo diciamo anche dall'anno scorso, senza nasconderci, ma lo facciamo anche con grande rispetto, perché poi dire non è questo il nostro campionato, sappiamo benissimo che domenica dopo domenica dobbiamo andare in campo, dobbiamo giocare, dobbiamo affrontare qualsiasi squadra in partite che non sono assolutamente facili. Quindi anche quest'anno non ci nascondiamo sul fatto che l'obiettivo è quello di lasciare questa categoria prima possibile. Devo dire che sia l'anno scorso che quest'anno ci sono capitate due battistrada, l'anno scorso il Teramo, quest'anno il Mociano, rispetto alle quali ovviamente facciamo fatica a tenere lo stesso passo. Noi veniamo da 13 risultati utili consecutivi, di cui, se non vado errato, 11 vittorie e 2 pareggi, ciò nonostante abbiamo perso 4 punti sulla capolista, per cui questo, diciamo, deve far capire che passo stanno portando gli altri. Però abbiamo i playoff, diciamo, come ancora di salvezza. Ovviamente sarebbe disonesto intellettualmente se non dicessimo che ci puntiamo.
Luigi Cretarola, responsabile del settore giovanile della Penne Calcio. Abbiamo visto tanti ragazzi qua fuori ad allenarsi, motivo di vanto e di orgoglio per la vostra società. Sì, sicuramente sono orgoglioso di questa, di far parte di questa società. Io in passato ci sono stato tantissimi anni, poi ho abbandonato, ma da un paio d'anni sono rientrato, perché comunque col presidente Marrone, che lui veramente gli piace il settore giovanile, è una società che crede nel settore giovanile, ci stiamo investendo tantissimo e quindi sicuramente ci toglieremo anche delle soddisfazioni. Anche perché in passato il settore giovanile del Penne ha fatto tanto. Sì, ha fatto sempre tanto, anche perché comunque Penne c'ha una tradizione calcistica, più di 100 anni di storia, quindi diciamo che in passato 17 anni di Serie D continuativi, tantissimi giocatori di Penne, quindi magari fra qualche anno ricostruire una squadra di tutta locale, tutta gente del posto. Si può ricreare una generazione d'oro di Penne, di ragazzi di Penne che hanno portato il Penne in alto. Ci stiamo lavorando, speriamo bene, anche noi ce la mettiamo tutta. È vero che i tempi sono un po' cambiati, i ragazzi magari adesso sono abituati non ai sacrifici, alle rinunce, però noi ce la mettiamo tutti e quindi speriamo che presto si potremmo ricostruire una squadra tutta locale magari.